Ciao a tutti, ciao ciao ciao, rieccoci, rieccoci qua, benvenuti, benvenuti, bentornati, più che benvenuti, bentornati su questo canale del cazzo. Come state ragazzi, come state? Oh, ecco, benvenuti a tutti ragazzi, ciao ciao, benvenuti, benvenuti, ci siete, ciao, mi sentite, mi vedete? Perfetto. Buonasera, buonasera. Buonasera, allora, introduco un po' gli ospiti per chi non li conoscesse. Alla mia sinistra, sì, che poi alla vostra destra abbiamo Gianfranco Errieto, co-creatore dei Gormiti e il designer dei Gormiti, colui che gli ha dato la vita, gli ha dato le fattezze, li ha disegnati e li ha appunto realizzati. E ha disegnato i fumetti dei Gormiti, il character design anche del cartone, mi viene da dire dell'anime addirittura. Quindi insomma è quello che è la mente dietro ai Gormiti che avete collezionato, comprato ridicolo, sbustato, comprato nei negozi di giocattoli che e con cui avete fatto le lotte per un'adolescenza, un'infanzia intera. Invece qui sotto abbiamo Willy Zusparkle, grande esperto di animali veri, ma anche di animali finti e anche di mostri, di kaiju giapponesi e di Gormiti in questo caso in particolare. E quindi abbiamo deciso di fare questa chiacchierata con Gianfranco per parlare un po' di questo fenomeno tutto italiano, lo ricordo, che è stato veramente un fulmine al ciel sereno nel mercato italiano, perché secondo me è stato uno dei rari casi in cui noi abbiamo imitato in tutto e per tutto il Giappone, collezionando dei successi uno dopo l'altro. Però lascerei la parola a Gianfranco Errieto. Te come sei entrato nel progetto Gormiti, Gianfranco? Allora, io ci sono entrato in corsa, nel senso che ero un freelance di Giochi Preziosi e loro avevano già fatto questa prima serie di mostriciattoli che ai tempi non avevano avuto tutto questo riscontro, diciamo, col primo lancio. Si erano resi conto che c'erano delle cosine da aggiustare a livello di sviluppo proprio industriale del prodotto e allora hanno ricevuto questa telefonata e mi hanno detto: ma senti, tu sei un freelance, non c'è nulla da fare, ma non è che ti interessa disegnare dei mostri? E io, è come se avessero sparato lo start dei 100 metri. Io ero i blocchi di partenza, mi preparavo da una vita a disegnare i mostri. Io quello volevo fare nella vita. Quindi io ho accettato questa commission volentieri e da lì è partita la cosa. Si parla del 2004. Ok. È partita la cosa, che è durata poi 10 anni. Tra l'altro i mostriciattoli che hai citato, che non sono andati tanto bene, credo che siano i Fistful of Aliens, cioè gli exogeni terza serie, poi smentiscimi se sbaglio. No, parlavo proprio della primissima serie dei Gormiti, ha avuto un certo riscontro, ma non è stata la cosa, cioè non immaginate che sono stati messi in commercio e boom, secondo dopo tutto il mondo voleva i Gormiti. C'è stato un minimo di gestazione, poi la gente è andata a recuperarsela la prima serie, tant'è che abbiamo dovuto ridisegnarla e diciamo armonizzarla con poi come erano diventati i Gormiti. Quindi io pensavo che invece avessero avuto successo fin da subito, invece no. Ma un successo normale, okay, cioè come può essere una linea Toys che va bene e su cui si decide di investire nuovamente. Però diciamo che poi è stata una specie di sviluppo, c'era il germe del successo, c'era il germe di una cosa che di cui i bambini sentivano l'esigenza, sentivano il bisogno. Poi è diventata una cosa, un fenomeno di costume, cioè è uscito dalla cameretta dei bambini, è arrivato, cioè, io ho visto delle cose, sono rimasto, delle citazioni dentro dei film, non so, Aldo, Giovanni e Giacomo, c'è una scena che buttano le chiavi su un tavolino e nel mezzo, che vuotando le tasche, c'era uno dei Gormiti, o Moretti che fa riferimento in un film ai Gormiti, una roba che non potevo immaginare, ecco. No, perché la storia dei primissimi Gormiti, che poi sono la prima serie e Mistica di conseguenza, che era la stessa cosa con gli inserti dorati argentati, che poi sono diventati i pezzi più rari e ricercati da collezionisti, erano praticamente una copia degli exogeni terza serie, un po' più grandicelli. Ma secondo te perché non hanno fatto successo i primissimi? Magrezza. I motivi, allora, mi hanno chiamato a entrare su questo progetto perché qualche difetto ammettevano anche loro che c'era.
io i difetti che ho riscontrato erano un'eccessiva magrezza, che per i possenti signori della natura forse non è il messaggio che vuoi dare, no? Tu vuoi comunicare un mostro ipertrofico infuso di forza. Un'altra cosa, che era una roba che mi mandava in bestia quando ero bambino, non stavano in piedi. Tipo questo non sta in piedi, questo non riesce a stare in piedi, non c'è verso. Per due problemi: uno, perché c'ha le gambe secche e c'ha il torso grosso, quindi per la fisica, diciamo, visto che non ha un sistema nervoso che lo fa rimanere in piedi, casca, è un pezzo di plastica. Insecticus è questo affare qua. Insecticus. Io ho fiato... i nomi è un altro bel capitolo. Beh, ci arriviamo perché poi quello lo voglio lasciare la palla a Willy, che sono convinto. Va bene. Di qualcuno mi dovrò assumere la responsabilità, tipo, ma dopo, design, cosa succede? Io voglio che questi mostri... Dico mostri però amichevolmente. Quando dico mostri, sostituite i possenti signori della natura, perché cioè magari chi si offende. Cosa gli ho fatto? Gli ho tolto i piedi, non hanno i piedi miei. Hanno la caviglia, scende a tronco di cono ed è tagliata. Così avevo delle belle superfici d'appoggio, e poi vi dico dove sono andato a pigliarle. E poi questo senso di possenza, quindi torace enorme. Un accorgimento: i gormiti della prima serie, se ci fate caso, hanno tutti il collo e la testa. Questa cosa qua, su una scala di 3,5 cm, ti fotte 5 mm, che è tantissimo. Io cosa ho fatto? Gli ho incurvato le spalle, le ho abbassate, e la testa più delle volte è piantata sulle spalle. Quindi in proporzione si ingrandisce tutto quanto. Anche le ginocchia sono piegate, tutto, perché mi hanno detto, guarda, devono essere alti 3,5 cm. Va bene, ti frego io però. Li facciamo di 3,5 cm, però ti faccio un blocco di plastica che pesa... Cioè, anche poi se li metti in mano, quelli prima serie e quelli che vengono dopo. Infatti ora, io ho preso due esempi cardine, secondo me, ho preso Colossus, bravissimo, della seconda serie, dove sei intervenuto te. Ragazzi, guardate la differenza tra un gormita della prima serie e Colossus. Questo, ecco, per esempio, questo è stato disegnato da Gianfranco e... è Machamp. Enorme. Poi questo, chiaramente, essendo uno dei lord, già i lord era più lord, grosso, certo ci siamo concessi, comunque insomma, cioè proprio se lo mette sotto il braccio, guarda, poi i piedi, piedoni è lampantissimo. Esatto. Anche poi nella serie Energeia, che sono i remake della prima, se li metti a confronto quelli della prima e l'Energeia, proprio e ce li ho. Guarda, io prendo per esempio il già citato Insecticus e lo metto accanto. Perfetto, guarda, lo metto accanto. Aspetta, che io invece ho il mio preferito, che è invece Becco d'acciaio, e anche qua la differenza è mostruosa tra prima serie, che è questa, e seconda, Energeia. Sono proprio enormi quelli dell'Energeia. Vedi, cioè, le cose che vi ho detto le avete esemplificate alla perfezione. Guardando da fuori, uno magari dice, ma perché sono così tanto diversi? I motivi sono tre: base d'appoggio, intozzimento generale, incassamento della testa, così guadagni millimetri, che sulla nostra scala sono tantissima roba. Quindi, nell'introduzione hai fatto riferimento ai kaiju, ai mostri giapponesi, i gormiti devono tantissimo agli exogeni, ma che sono una componente essenziale della mia infanzia, perché io sono un po' più vecchiarello, penso, di voi, sono nato nel 76, quindi mi sono preso in faccia tutta l'ondata di robot giapponesi sulle televisioni locali, via, nazionali, locali, esatto, prima locali, poi nazionali. Quindi i gormiti devono anche tantissimo al signor Go Nagai. Senti là. Che è il creatore di Gig Robot d'acciaio, Mazinga Z, insomma, tutti. Quello che si è inventato, che c'è un omino che entra in un robottone gigante e rispedisce gli alieni a casa a schiaffoni. Questo rapporto sempre di amore con gli alieni, chissà perché devono sempre venire, ma non divaghiamo troppo. A Go Nagai ammetto subito che abbiamo, oltre a questa gamba tronco di cono di Mazinga Z, per capirci, un'altra cosa gli abbiamo un po' guardato: la scansione dei colori del corpo. Ok. Se fate caso,
tutti i gormiti hanno avambraccio di un colore che richiama il colore della tibia, poi c'ha le cosce di un altro colore, esatto, poi salvo ecco qualche eccezione, tipo lui c'ha un braccio di liane, quindi non si poteva fare sta cosa però, alla perfezione. Però lo schema colore si cercava quasi sempre di rispettare questa scansione qua. Torace, mutanda, braccio, avambraccio, tibia, cosce. In modo da avere all'interno di un personaggino alto 3 cm, 3 cm e mezzo, molto movimento di colore. Perché una roba che si era proprio, ci si era detta, era sì, gli exogeni piacevano a tutti, erano belli, ma erano gli anni 80. Quindi uscire sul mercato con una roba iniettata in plastica, monocolore, per quanto nostalgica e bella, sembrava poco attuale. Allora siamo andati a guardarci le cose e io ho detto, vabbè, Gigrobo d'acciaio, cioè i colori più belli del mondo, proviamo a fare una cosa del genere. Io, a proposito degli Energeia, che sono stati appunto il remake della prima serie, e peraltro è stata la prima serie venduta anche in America, e venduta tra l'altro come prima serie, ingannando gli americani che non sapevano che c'era in realtà qualcosa prima, mi ha stupito molto il tuo continuo redesign, perché per esempio se prendiamo l'Avion della prima serie e prendiamo il l'Avion di Energeia, che ovviamente è stato disegnato da te, e insomma, si nota abbastanza in realtà... Aspetta che provo a me, perché sennò mi inquadra il viso. Oh. A me in realtà è piaciuto il terzo redesign, o il secondo redesign, che è quello della serie Lord of Nature, cioè la cosiddetta serie cartoon, che va addirittura, secondo me è un capolavoro, va di nuovo a stravolgere, ad aggiungere dettagli e a renderli ancora più massicci, ancora più supereroistici, volendo. Sì, perché chiaramente le cose si impara facendole. Quindi io ho cominciato nel 2004, ero un giovane disegnatore di giocattoli con un po' di esperienza alle spalle, ma non così tanta. Si vede esattamente la mia soglia di apprendimento di cosa poteva fare uno scultore. Piccola premessa. Adesso quasi tutto quello che vedete di mass production di giocattoli viene modellato in 3D. Ok. Dimenticatevelo. Quando abbiamo cominciato a fare i gormiti, la modellazione 3D era ancora una cosa un po' di frontiera, nel senso sì, c'erano gli studios, facevano i cartoni animati, ma nella produzione industriale veniva usata, ma per delle robe più complesse, non per i giocattoli. C'erano degli scultori cinesi a Hong Kong che si mettevano con delle resine e facevano queste miniature dei personaggi. Quindi dopo un paio di viaggi a Hong Kong ho incontrato questi artisti meravigliosi di cui non parla mai nessuno perché sono considerati la stregua di un impiegato, no? In realtà sono degli artisti a tutti gli effetti e io gli devo tantissimo perché io li disegnavo. Disegnavo fronte, retro, di lato, gli mettevo i colori. C'erano queste persone che interpretavano i miei disegni e li facevano diventare delle cose tridimensionali. Quindi se tu vedi il primo è molto forme molto lisce, molto, perché non sapevo fin dove potevo spingermi. Poi ho visto che invece se gli davo delle spaccature, delle tipo quelli della roccia o quelli della foresta, sono quelli su cui mi divertivo di più, perché quelli della roccia potevo fargli queste armature tutte spaccate tipo superficie vulcanica, quelli della foresta gli potevo chiedere di fare in scultura, a parte le forme, no, della corteccia, così poi ogni singola fusto gli facevo tutti questi tratteggini e lo scultore me li faceva ta, 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 ta. Quindi le prime volte gli davo i disegni tutto sommato puliti, però vedevo più dettagli mettevo più lo scultore poi ce ne metteva, e quindi c'era questo dialogo di due che non parlano nemmeno la stessa lingua e manco si scrivevano una mail o si incontravano mai. Io gli mandavo i disegni, loro mi mandavano le foto dei prototipi e alla fine siamo arrivati all'ultima versione che è una delle collezioni che preferisco.
E io tra l'altro ti volevo chiedere una cosa a proposito dei colori, perché te hai parlato di Nagai, insomma, di composizione di colori eccetera, ma quando si faceva la versione, diciamo, con gli effetti speciali, no? Perché c'era chiaramente Mystica per la prima serie, poi abbiamo avuto gli Atomic, abbiamo avuto i Mythos, insomma tutte aggiunte, no? Si tipo cambiavano colore in freezer, parti fosforescenti, sì, parti trasparenti, ma quelle cose lì le decidevi te, anche colori diversi? No. No, eh? Okay. Alzo le mani. Allora, anche sui colori, i colori finali dei Gormiti sono frutto di lotte furibonde, quasi a mettersi le mani in faccia tra me e Leandro. Perché io magari gli facevo una proposta colore e lui mi diceva: ma questo blu non si può averlo più blu, meno blu. E allora ci si metteva lì con le mazzette Pantone. Alla quinta proposta che non mi accettava, blì. Magari si proprio ci si scornava e si capiva se si doveva arrivare a un... Quindi i colori, nemmeno i colori li decidevo tutti io, non posso dire ho fatto io perché sembra una roba banale, ma magari avrebbero avuto meno successo, perché io tendevo a farli con dei colori un po' più spenti, un po' più da modellismo, un po' più da... guardavo, che ne so, anche un po' Warhammer, queste cose qua, no? Le miniature mi piacevano, quindi tentavo di fare delle colorazioni un po' più adulte, e invece saggio Leandro mi diceva: il nostro target, guarda che sono i bambini, dai 4 fino ai 99 anni, perché ci sono pure i collezionisti grandi. Io ricordo anche Gormiti Collection, che è il più grande collezionista di Gormiti in Italia, che ce l'ha tutti, e lui c'ha 40 anni, più di 40 anni. Coetà quasi. Sì. E come si dice? Quindi era lui che mi riportava un po' sulla retta via, diceva: no, facciamo i colori un po' più brillanti, un po' più orientati sui bambini. E sulle colorazioni, cambia colore o colorazioni particolari tipo l'oro, l'argento, quelle invece erano proprio puramente idee di marketing e diciamo ricerca e sviluppo. Non è che sono delle robe rivoluzionarie, no? Nel giocattolo si fanno spesso o vernici, cambia colore, mi vengono in mente le macchinine di Hot Wheels che le bagnavi e cambiavano colore. La roba più pazza che abbiamo fatto è stato quelli che cambiavano colore con l'esposizione ai raggi ultravioletti. Sì, li mettevi alla luce e si scurì, tipo sì, le lenti. Sì, tipo le lenti. No, secondo me... Il materiale, secondo me, costa una follia. Secondo me no. Secondo me la vera follia è stato il doblone placcato oro inserito randomicamente in dei pacchetti rarissimi. E quella è veramente una roba quella, da... La carognata. Quella carognata. Classica carognata del marketing. Perché c'era questa serie dove probabilmente c'erano degli oggetti, io spiego per la chat, e c'era questo oggetto incredibile che era questo doblone placcato oro, che addirittura non si sa ancora quanti dobloni siano stati prodotti e inseriti randomicamente nei box. E solamente più fu... Tipo il Golden Ticket di Willy Wonka, cioè una roba sì. tremenda da cercare. Comunque sì... fighissima quella roba là. Prima di passare la palla a Willy con i nomi e le ispirazioni eccetera, volevo farti una domanda sulla, secondo me, il capolavoro delle serie dei Gormiti, che è Final Evolution, perché dentro c'è qualsiasi cosa e soprattutto Willy, per non dire di peggio, però insomma sì, perché più che altro fu introdotto il popolo del sole e il popolo del diamante, che era una follia clamorosa, tra l'altro sembravano fatti di diamante per davvero. Infatti ti volevo chiedere proprio questo, cioè poi la foresta infuocata, cioè il fuoco si collegava col popolo della foresta e c'era questi totem pazzeschi, ma soprattutto c'era una versione, forse la versione più figa in assoluto, di mio fratello. Aspetta, lo faccio vedere, eccolo qua ragazzi, eccolo qua. Il sommo luminescente, questa versione qua. Allora io ti... Qua, eccolo. Però guarda Willy, io rincaro col gold. No, ma io non ce l'ho tutti, ammetto. Cioè, io la sto recuperando pian piano. Ancora non ce l'ho tutti. Ecco, qualcuno mi può dare una mano. Io sì, sicuramente te la darò senza problemi. E ecco, quando ti arrivavano le idee, no? Cioè, vogliamo fare il popolo del sole, vogliamo fare il popolo del diamante, eccetera. Te quanto ci mettevi a realizzare personaggi? E poi soprattutto, a cosa ti ispiravi per creare dei popoli praticamente dal nulla? Perché con gli altri popoli avevi già una base, no? Già esistente quando sei arrivato te in corsa.
Però qua si trattava di creare qualcosa ex novo. Cioè, come sei arrivato all'idea del popolo del diamante o del metallo, per esempio, che sono assurdi, sono proprio macchine viventi. Sì, allora, esatto. Sì, su queste cose qua c'è tanto del mio, nel senso di delle influenze che ho portato. Paradossalmente forse la più difficile delle serie è stata la prima che ho disegnato, perché sì, c'erano già i gormiti, ma si voleva fare una cosa diversa, quindi andavano proprio un po' inventati, rifondati. Una volta che poi ti sei dato delle regole di design, quindi la cosa delle spalle, le gambe, questa forza, è tutto un gioco di incastri e di trovare nuove suggestioni. Quindi sì, è vero, sui popoli originali diciamo era più semplice, perché foresta, c'avevo tutti i miei cactus, me li guardavo, me li studiavo, dicevo, bellino questo, o sì, piante grasse, mi ispiravo al mondo naturale. A un certo punto però su alcuni popoli poi si smette di avere riferimenti, anche perché avevamo finito gli animali percorribili, il popolo dell'aria non sapevamo più che fare, ecco, quindi si arriva questa è follia, questa è follia pura, però è bellissimo, questo è il mio preferito, il popolo del diamante. Sì, uno dei miei preferiti è il personaggio, non personaggio, che adesso non mi ricordo come si chiama, è un mantello vuoto. Ah, bello quello! Sì, sì, spirito sì. Nero! Bellissimo! Mi sembra che siamo in spirito nero. Sì, sì, è lui. Esatto. Non lo so, io mi fido di Will. Sì, è lui. È lui. Però mi sembra di sì. Poi magari io mi ricordo anche dei tipi di nomi che gli davo io in produzione, poi va a capire come sono stati... So, era difficile. Popolo del metallo, onestamente... Allora, nasce perché c'è un impatto di un meteorite, se non mi ricordo male, che sovverte il popolo della roccia, quindi che fa la roccia quando viene esposta a una forte temperatura, chiaramente, sono i metalli. Certo. Comunque rimaneva tutto in un solco di una certa logica, la logica della fantascienza, della fantasia, del fantasy. Però io non amo quando vengo tradito da un autore che se ne esce con una roba e dici sì, ma sta cosa, ma perché? Non è giustificata, non sta in piedi. A me piace dei gormiti che avessero questo senso, forte senso logico. Eccolo qua. Questo è Torgal. Sì, Torg. Ah sì, Torg, scusate, Torgal era un... Perché poi questa era proprio un'evoluzione, passami il termine, alla Pokémon, perché comunque loro mutavano forma e diventavano più potenti a causa della lore, insomma, del mondo delle terre di Gorm, che cambiavano a seconda dei grandi, insomma, processi evolutivi o delle grandi battaglie. Sì, Pokémon c'è sullo sfondo, sicuramente nel cuore del marketing c'è, perché un successo esagerato, che si autoriproduce, come dici tu, no? Mutando, quindi potenzialmente infinito, finché la gente lo vuole gliene puoi dare. Sì, sì, c'era sicuramente Pokémon in un angolino come riferimento di design, mio no. Cioè, niente contro Pokémon, belli, però stavano facendo un'altra cosa. Certo, ci sta. Quindi, Willy, cattivi. Prego, Willy, se puoi chiedere delle robe. Sì, no, io anzitutto devi sapere, caro Gianfranco, che io insomma sono particolarmente appassionato di animali estinti, ho fatto anche la tesi su dinosauri, eccetera. A me quando mi avete sparato in faccia il popolo dei fossili un Final Evolution, io sono morto. Tipo. David Phoenix così è proprio... una cosa, io proprio capivo bene cosa sta succedendo, e quindi è stupendo, cioè l'idea dei fossili meravigliosa. Tanto piccola nota sempre di design, come mai avete scelto proprio il popolo perché poi, parliamoci chiaro, stavano cominciando a diventare troppi i popoli buoni e troppo pochi quelli cattivi, quindi cioè, insomma dopo la seconda serie bisognava riequilibrare. Come mai proprio il popolo dell'aria è stato scelto come... Per fare i figli di Troia. Perché c'è proprio un tradimento, c'è un tradimento sanguinoso, una scissione interna, cioè nemmeno, che ne so, PC degli anni 80 si scinde così tanto rapidamente. Non lo so perché hanno scelto il popolo dell'aria, credo Leandro,
un'antipatia. Ricordiamo sua, Leandro perché... Consumi, l'altro creatore dei Gormiti, che non abbiamo citato ancora. Quello che si è inventato proprio la storia, la struttura del mondo di Gorm e del prodotto. Credo che avesse un po' di antipatia verso quelli dell'aria, perché li vedeva un po' così eteri, che svolazzano, un po' se ne infischiano di tutti quanti. Che... Ma infatti non riusciva il popolo dell'aria non sempre cattivi. Insettaci, falene, zanzare. Era un brutto popolo dell'aria, ti aspetti degli angeli, degli arcangeli, invece era delle falene di merda, insomma. Quello forse è un po' colpa mia, anche perché a me piacciono proprio tanto gli insetti. Ci sta. Sotto sto punto di vista un po' so biasimarti, mi spiace. C'è una paginina di Instagram dove butto su, sono la persona meno social del mondo, e da qualche settimana ogni tanto mi prendo una foto di un insetto e la disegno come un mecha. Ci sta. Ma come Dragon il letale. C'ho un nome di fantasia per la pagina Instagram che si chiama Gianfranco Henrietta. Sì, andatela a seguire in massa. Ma infatti si sono evoluti comunque quelli del popolo dell'aria. Poi sono diventati grandi aquile, pipistrelloni enormi. Addirittura c'era quello con i tornadi, Vorticus. Insomma, sono diventati più figli. Questa è un'altra componente, perché come fonti di ispirazione c'erano gli animali, se era una roba virabile, tipo il popolo dell'aria, chiaramente, insetti, animali, vai. Però non si voleva fare solo quello, quindi c'erano quelli all'interno della collezione, in ogni famiglia cercavamo di piazzare almeno un elementale, cioè un Gormita che non fosse fatto, non avesse un riferimento diretto a una roba fisica e fosse un po' più astratto. Quindi c'erano quelli di lava colante piuttosto che di tornadi d'aria. Gli scultori secondo me non mi hanno amato tanto, è un po' rognoso quello. No, comunque a me è uno dei miei preferiti del popolo dell'aria, forse il mio Gormita preferito, appunto mi diceva, è Becco d'acciaio, perché amando particolarmente Old But Gold. Esatto, gli animali preistorici, quando mi sono beccato lo pterosauro in forma di Gormita l'ho adorato subito. Tra l'altro, appunto, specialmente quello della prima, c'ha questa piegatura del braccio che riprende proprio perfettamente la piegatura. Qui è un po' ovviamente asservita, diciamo, alla nuova forma incurvata, però è quella, insomma, la piegatura del braccio. Non si fosse mai preso la briga di guardare come è fatta l'ala di uno pterodattilo, la parte terminale dell'ala, quella lunga, è una enorme falange, è un dito lunghissimo, esatto. Se non sbaglio. Sì, poi correggimi, Gli pterosauri praticamente di una primitiva, tra virgolette, mano a cinque dita, avevano perso il mignolo e il quarto dito si era allungato a dismisura. E gli altri, e i primi tre erano invece liberi, e con quelli tipo quando stavano a terra, che erano quadrupedi, quando si appoggiavano camminavano, diciamo, su quelli, e li usavano anche per darsi la spinta e giocare lanciarsi. A 3-7 sì, ste cose, visto. Vabbè, io vi lascio soli, ragazzi, se volete prendervi una stanza, insomma, ragazzi. Classico film americano. anni a coltivare una platea di follower enorme, gliela stiamo uccidendo in 3 secondi. Assolutamente no. Ecco, io invece una domanda sul Popolo della Luce, perché la primissima apparizione del Popolo della Luce nella terza serie mi ha colpito particolarmente, perché i personaggi erano grotteschi, quasi degli alieni venuti da un'altra dimensione, dalla dimensione parallela. Io faccio vedere qualcosa, tipo lui. Cioè lui è assurdo rispetto a tutti gli altri. Prismagon. Come mai questa scelta? Sembra quasi un angelo di Evangelion. Cioè, come mai questa scelta di... Ecco, anche quello, madonna. Cioè, Tom è incredibile. Tom, sì, assurdo, ma assurdo. Perché loro, fra tutti gli elementali, era proprio il popolo più elementale che c'era. Perché sono fatti di nulla fondamentalmente, no? di un'onda elettromagnetica, di che sono fatti, di boh, quindi non avevamo grosse cose di appoggio, a parte riferimenti al sole, però non li puoi fare tutti così, devi dargli a un personaggio, se vuoi che sia vivo, lo devi infondere intanto la tua energia creativa. E secondo me questa cosa qui alle persone è arrivata, no? Che non erano delle robe, dicevo, vanno fatte, quanto mi date, non erano fatti con quell'intento lì, da freelance proprio, che dice boh, basta portare a casa la cosa. Io li sentivo proprio tanto, e quindi si va su robe, i prismi, boh, ci si deve inventare qualche cosa
per riuscire a dare a ogni personaggio una sua identità, perché alla fine se ne facevamo, diceva, ah, bella l'idea dei prismi, facciamoli tutti col prisma, e poi c'avevi Prismagon, Prismatron, Prismilev, che palle, no? Invece così riuscivi a ognuno, poi anche perché le storie a volte non è che venivano, cioè non vi immaginate una roba pianificata a tavolino, una produzione americana che 3 anni prima partono. Noi siamo partiti, sta cosa ci esplose in faccia, e quindi mentre facevamo una serie, intanto Leandro si inventava degli incastri, dice, serve anche una storia a supporto di sta figo serie. Ma io quando cominciavo a disegnare c'erano alcune linee guida, la storia era pronta quando era pronta anche la collezione fondamentalmente, e serviva all'inizio tutte le storie venivano veicolate dal fogliettino che c'era dentro, perché i Gormiti nascono come prodotto da edicola, non c'era serie TV, non c'era fumetto, c'era niente, però sono piaciuti talmente tanto che poi per fortuna Preziosi ha deciso di investirci su sta roba e insomma. Sì, no, hanno fatto veramente di tutto dei Gormiti. Ma quindi manca l'ambientazione D&D per l'isola di Gorm, poi hanno fatto tutto. Veramente. Una cioè, idea. Sì, sì, è vero, un manuale di D&D sui Gormiti non sarebbe male. Ma quindi te non ti basavi per niente sulla storia, perché per esempio penso al sommo luminescente che ha assorbito il sole, no? Cioè te questa roba la utilizzavi per poi andare a disegnare oppure no? Sì, okay. Allora, c'erano tante conversazioni con Leandro, ci si metteva lì quando si doveva cominciare la collezione. Io ho proprio bisogno di relazionarmi tanto, di chiacchierare, e ci si prendeva il tempo di fare queste... Ma non c'era uno script, il popolo è strutturato così, ce ne serve uno che ha una mazza chiodata, perché poi nell'episodio là mi serve uno che può lanciare la mazza chiodata. No. Io disegnavo sulla base delle suggestioni che mi arrivavano, e poi a posteriori diciamo, ah, ma aspetta, questa c'è la mazza guidata, facciamogliela dare in faccia a quell'altro che ha la faccia a padella, per esempio. Ma quindi è un lavoro divertente, creativo, così come sembra, oppure c'erano anche dei momenti magari un po' più oscuri, un po' più deprimenti, magari dove non vengono fuori le idee, oppure lo stress era tanto, magari le scadenze, la pressione del pubblico? Ma ora della fine volevo morire, cioè proprio non... perché a parte i personaggi che vedete voi e... tra ricolorazioni che vabbè portavano via meno tempo sicuramente che un design ex novo, però magari ne buttavano fuori 80 nuovi all'anno, comunque una collezione era da 40 soggetti circa, poi abbiamo un po' ridotto 36. Io accanto alla creatività della collezione, che era la roba che mi piaceva di più fare fondamentalmente, poi a un certo punto è nato il fumetto di cui tutte le matite del fumetto le facevo io. Erano 10 tavole al mese, mi pare. Mm-hmm. Comunque è facile fare i conti, sono 120 tavole in un anno, brutte finché vuoi, non comparabili con dei prodotti di maggiore dignità. Io sono un grande consumatore di fumetti, mi spiaceva anche a volte buttare fuori delle cose fatte un po' velocemente, però sono 120 tavole a fumetti, sono tante. Poi le carte anche, penso. Le carte, tutte le illustrazioni delle card, sì, bravo, me le stavo scordando, pure quelle. A un certo punto non potevo fare tutto io, però le matite ci tenevo a farle tutte io. Sul fumetto mi sono tolto delle soddisfazioni, nel senso che ho tirato dentro alcuni personaggi, ma alcuni sono di mamma santissima del fumetto, tipo... C'ho delle tavole inchiostrate da Matteo Scalera, che se andate a fare due ricerchine vedete che ha lavorato insomma in America, non è proprio l'ultimo, gli stronzi, anzi, boh, che io lo saluto, non lo sento da una vita, però mi era tanto simpatico. Emanuele Tenderini faceva i colori, che è un altro dei coloristi più famosi, certo, d'Italia, cioè ha colorato il Texone. No, poi lo conosco da tempo. Ecco, però è un manico, ecco. La sceneggiatura c'era Giustina Porcelli, che era una ragazza che ha lavorato per una vita in Disney, quindi una signora sceneggiatrice. Dietro questo prodotto estremamente popolare c'erano dei gran professionisti. Ho una storia, quello è stato proprio un regalo che mi sono fatto, ho chiesto a un mio amico Alberto Ponticelli, che andatevi a vedere le sue tavole, sono tra le cose più belle che potete trovare, di inchiostrarmi una storia dei Gormiti, e io lì così potevo anche chiudere baracca e burattini, ero contento.
Bene, però è una bellissima storia, è veramente, veramente bella, cioè fatta di tantissimi artisti che hanno collaborato a qualcosa di veramente impattante sulla insomma, adolescenza di tantissimi. Willy, hai altre curiosità, altre... Vai pure, eh? No, prima di tutto, secondo me ha pagato molto mettere questo flusso creativo anche in qualche modo emotivo nei personaggi, e lo dimostra il fatto che non solo ci sono stati dei restyling degli stessi personaggi nel tempo, molto graditi, ma ci sono dei personaggi, e parlo specialmente del lato dei cattivi, che sono comparsi un sacco di volte. Quindi secondo me in realtà... Orrore profondo. Madonna, lui veramente è da sega, raga, dai, basta. Secondo me questo ha pagato tanto. Cioè... Ti pare normale che tu fai una collezione di giocattoli per i bambini e il cattivo si chiama Orrore Profondo? Va su cazzo i bambini, è normale. Ma secondo me è bello, perché c'era comunque, sì, sì. Cioè, era bello per i bambini riconoscerli, anche i cattivi di serie in serie. Dario, sei sotto attacco. Non sì, 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 è normale, normale. Okay. Lo fa. Va tranquillo. Stai giocando con i gormiti, peraltro. Sono i doppioni quelli. Ho molti doppi. Butta tutti per terra conoscendo i gatti. E, no, perché inizialmente veramente c'era anche questa cosa bella del fatto di dire, ma sì, è una collezione mostriciattoli, non c'erano tanti occhi addosso, quindi ci sono dei nomi veramente tipo Orrore Profondo, Gola Profondo. No, quello non credo ci sia, quello mi sa che è un film. No, esatto. No, cioè, non abbiamo, canto, diciamo, abbiamo non Buco Nero. Super massiccio, magari. L'inghiottitore. Che può ricordare un Gola Profonda, siccome. Eccolo, sovrappone. Abbiamo Troncannone. Un fratello. Supplizio il torturatore. C'era anche. Era della seconda serie del Popolo delle... Che poi era bello, perché uno che se lo chiami Supplizio il torturatore sembra sarà uno dei cattivi più efferati. No, è uno dei buoni, della foresta. Poi a volte c'era anche confusione, perché c'era Magmion, il signore del vulcano, e Lavion, il signore del vulcano. Se la contendevano, era un po'... Però insomma, c'era... Esatto. Bello però, molto bello, sì. Poi un altro a cui ero affezionato, mannaggia... Ah, c'era quello con tutte le canne di bambù sulle spalle. Credo che poi l'abbiano chiamato Big Babu. Big Babu. Io fai di lavoro. Io gli ho detto, ma questo per ridere. Ho detto, va, vediamo che mi dice. Questo lo chiamiamo Big Bambù. Fa bellissimo, nome fantastico. Ho detto, no, ragazzi, ferma tutto. Apri Google, scrivi Big Bambù su Google. Capite che non possiamo chiamarlo così. Ma te dici, aspetta, forse ho capito, ma te dici Tasarau. No, è quello lì, è Bu Bambù. Bu Bambù. Bu Bambù, Bu Bambù. Fatte di bambù. Perché poi anche lì le specie, vegetali, sì, okay, perfetto, trovato. Iniziavano a scarseggiare, quindi veramente dopo i cactus, dopo querce, se vuoi, pure il bambù, mettiamoci pure il bambù. Quella foresta era... A un certo punto ho iniziato a buttarci dentro i funghi, perché comunque anche lì sono tra i miei preferiti quelli a base fungo. Cioè, anche il discorso dei nomi è bellino, perché per esempio in chat ci stavano Tasarau, no? Ecco, io avevo letto in un'intervista, credo a Leandro, anni fa, che Tasarau era praticamente un nome... E ce ne sono altri nascosti all'interno delle varie serie di Gormiti. Nomi, diciamo, che sono degli easter egg della lore. Sì. Esatto. Non li so, cioè non ti so dire ora quali, ma penso che abbia buttato dentro dei giochi... Sai quelle stupidaggini si fanno alle superiori? Esatto. Di tipo cazzo la prematurata. Sì, no? Sì. Esatto. Tasarau forse c'era sta roba. Era Sferst... Tipo... Sferst, forse era una roba che diceva quando interrogava scrognolo, cioè, tipo queste robe un po'. Sì. Se non ricordo male, c'era il gioco di durante un'interrogazione riuscire a dire Sferst senza che il professore se ne accorgesse. Era una roba del genere. E conosco la sensazione. Sì. Lavoro. E invece, quando hanno introdotto gli oggetti che si nascondevano, oppure addirittura quelli componibili, quelli che si trasformavano.
chiamavano, eccetera. Hai avuto difficoltà o il, diciamo, il tuo approccio al design? Oddio, anche lì lotte furibonde. Io non amavo molto quelli con le parti che si aprono. Volevi il bloccone? O con le articolazioni, perché non mi fidavo di come sarebbero poi venuti. In effetti li ho trovati e mi condizionavano, perché comunque per avere un cassetto nel torace lo devi fare molto spesso, molto profondo. Difatti quella collezione lì sono tutti parecchio chunky, parecchio spessi, e ti toglie un po' di libertà di movimento. Quindi non è che li amavo tantissimo. È bello però, cioè il giochino di avere poi dentro l'accessorino, l'elastichino che glielo calzi in testa. Lo disegnavi te gli accessori? Sì, tutti i prop, tutte le cose... Non del cartone animato, lì c'è una roba che si chiama la Bible, proprio la chiamano così, la Bibbia, con tutti gli oggetti che compariranno in scena. No, quello l'ha fatto Marathon, che sono la casa francese che l'ha sviluppato, però tipo l'altare della luce, quello che mettevi dentro il Gormita e si caricava, tutte quelle robe lì, o tutti i playset. L'isola di Gorm, ok, quindi sì. Mamma mia. L'isola, diciamo, l'isola quella fatta in termoformato, che è quella plastica che c'è uno stampo, fanno così e gli dà sta sagoma, non l'avevo disegnata io, non mi pare. Io ho disegnato quella che c'era il cattivo che a un certo punto usciva dal vulcano e scendeva tipo su uno skateboard di lava. Non so se ce l'avete presente. No. Era un prodotto di un Natale. Io quelle non le ho. Per l'action figure. E poi parliamo della taglia action figure, non della size collezionabili, diciamo. Anche lì un lavoro infinito sull'action figure. Con un sacco di rotture di scatole e articolazioni che... Madonna, ma che lavorone! Non si muovono, infinito. Per quello che ti dicevo, alla fine di 10 anni ero veramente esausto e ci ho messo quasi un anno a farmi tornare la voglia di disegnare, perché ho fatto veramente un lungo periodo di tempo a lavorare 10-12 ore al giorno disegnando sempre lo stesso soggetto. Per un creativo può essere una roba letale, però missione compiuta, missione portata a termine, adesso sono rinato dopo. Che fai, che fai adesso, Gian? Adesso disegno delle... ho sempre a che fare con i bambini, nel senso che disegno un altro prodotto che è spesso nelle mani dei bambini, perché disegno sorpresine degli ovetti Kinder. Vabbè. Sono lavoro internamente alla divisione di prototipazione della Ferrero, e principalmente mi occupo di inventare dei meccanismi, disegnare i pezzi uno a uno, un lavoro anche un pochino più ingegneristico di quello dei Gormiti, però che mi soddisfa molto, sono molto più vicino alla produzione dell'oggetto, toy, e, insomma è bello, a 45 anni ancora imparare a fare cose. Ma è un contratto di esclusività, cioè non potresti fare pupazzetti per nessun altro? No, sono proprio assunto dalla Ferrero, quindi no, assolutamente, cioè proprio credo la prima riga del mio contratto specifica che non posso fare pazze. No, sì, era per capire come funzionava un attimo il contratto. E va bene, Willy? Allora, io devo dire un altro grande merito dei Gormiti, secondo me, è stato quello di riportare in auge nelle edicole il formato del mostriciattolo collezionabile. Secondo me l'ultima cosa un pochino più di massa da prima dei Gormiti sono stati i famosi Exogeni serie 3, che poi erano i Fistful of Alien, insomma Dario ve l'ha già spiegato. Però questo lo dimostra il fatto che nel post Gormiti, specialmente dall'esplosione in poi, c'è stato un periodo, ora sono andati a scemare, non ci sono già più in edicola cose di questo tipo, o perlomeno molto poche, ma nel post Gormiti c'è stato un periodo di anni dove praticamente ne sfornavano di queste serie a una rapidità e una cosa, ma poi brutte, ed erano brutte. Io ho una serie, perché poi io quelle cose lì, appunto, le ho lezioni, ce n'ho un botto di queste serie, ce n'ho una completa, e si chiamano Dino Fighters, che non so, sì, se probabilmente, ecco, non li conosceva nessuno. No, Dino Fighters non lo ricordo. Vabbè, ci, sì, guardavamo chiaro, tutti voi per la concorrenza, produzione, chiaro, però magari il grande pubblico. Praticamente addirittura lì c'era un dissing
nascosto nel foglietto ai Gormiti, perché praticamente questi Dino Fighters, che erano praticamente dinosauri stranissimi, che poi non erano neanche dinosauri alcuni, erano simili animali preistorici, però, tipo tutti spigolosi con queste parti cyborg, queste lame, sì, una roba fuori di testa. Ora non li ho sott'occhio, se no ve li facevo vedere più che volentieri. Ce li ho di là, insomma, dove cercarli, però se avete pazienza, vi volete levare la curiosità, ve li faccio vedere. Però a parte questo, praticamente nel foglietto illustrativo, io me lo ricordo come se fosse ora, c'era scritto, o sul sito che ora ormai è offline, c'era scritto tipo, Dino Fighters vivono sull'isola di... Cioè, anche loro vivono su un'isola, peraltro. Eccoli là, eccoli là. Ma poi dicevano, più storti, e c'era scritto nella serie, nella serie c'era scritto, non temono... Un'altra cosa io, hai fatto bene a farli vedere. E c'era anche Jody Hart, però appunto c'erano anche le miniature, e dicevano tipo, vivono su quest'isola, la difendono e non temono gli avversari di nessun'altra isola. Dissing proprio sotto tono, buttavo lì. Ma poi fanno anche è un mondo... Secondo me sono brutti. E mi rimane perché vabbè, è un mondo spietato, quello del collezionabile è un mondo spietato. Sì, a un certo punto ci sono... insomma, ha mangiato la foglia tutti quanti, no? Ha visto il successo dei Gormiti, quindi ci hanno provato tante altre case, da più grossi di Agostini alle più piccole. Adesso non stiamo a far nome, non voglio, cioè, tutti belli, tutti bravi. Cosa è successo però? Che il mercato poi si è polverizzato, veramente frammentato talmente tanto che i consumatori erano confusi, gli edicolanti. Gli edicolanti a un certo punto, quando gli presentavano un collezionabile nuovo, glielo tiravano appresso al povero rappresentante, perché c'erano già sul gobbo quelle altre 4-5 serie che non erano andate bene, che non riuscivano a smaltire. Tu arrivi, gliene proponi un'altra, no. Insomma, è stato veramente deleteria questa cosa per un po' per tutti quanti. Sempre rispettando tutti e tutto, chiaramente. Certo. Certo, dei Gormiti di oggi cosa ne pensi? Non so se li hai visti. Fanno i Gormiti oggi? Va bene, grazie della risposta. E... No, non li ho visti, non posso giudicare una cosa. Ho visto il materiale POP, il materiale che c'è nei negozi, sono dei bei modelli 3D, sono anche abbastanza... Colpo d'occhio così si sente l'origine, cioè sono comunque, arrivano da là, arrivano dai Gormiti. Non lo so, dovrei essere un'altra persona per giudicarli in modo neutrale, ma neutrale non nel senso io dico, ah, non li ho fatti io, che merda. Neutrale nel senso che purtroppo non ho l'occhio di un bambino su quelle cose lì, perché li analizzo un po' troppo come prodotto, come valuto come sono state fatte le pitture, valuto delle robe che al consumatore alla fine ne frega niente. La roba che quando li guardo mi chiedo è: ma questi c'hanno spirito? Sono imbevuti di sta possenza della natura, del signore della natura? Io non la sento, ma è un problema forse mio. Chissà. E non mi è mai piaciuto il fatto che ci mettessero i bambini come alter ego. Ce l'hanno fatto fare anche a noi sul cartone animato, perché ci hanno detto, no, il broadcasting dice che ci bisogna metterci nella serie per i bambini, bisogna metterci i bambini. E quindi va bene, mettiamoci sui bambini, però non c'entrava niente con Gorm. Cioè, è stato disturbante trovarmi sti ragazzini in mezzo che si trasformavano. Un po' stucchevole, erano... okay. Sì, non erano i miei Gormiti, non è neanche st'idea che dici, capito? Nel senso, si è già visto un miliardi. Sì, miliardi di volte, sì. Basta, ho finito col dissing. Però è la tua idea, insomma, ci sta come idea. Sei anche un consumatore, oltre che un artista, quindi ci sta, sì. Insomma, parlare. Un'ultima domanda, poi ti lascio, Gian. Qual è il Gormita di cui sei più soddisfatto, se ti ricordi il nome, se no te lo troviamo noi? Perché ne hai fatti quanti? 300, 400 di Gormiti in totale di design? Qualcosina in più forse, no? Madonna. Ho cercato di fare una stima, ma veramente non sono mai riuscito ad arrivare a un numero preciso. Poi c'erano le ricolorazioni, quelle non era corretto contarle, però nuovi, neutri, nuovi, così credo sia circa 400. Sono particolarmente affezionato, mi chiede perché,
forse perché mi ci rivedevo, era un po' la mia proiezione, alla versione, ho appena detto, mi stanno sulle palle i bambini, però quando erano, diciamo, signori della foresta, signori della natura, quello della foresta era il mio preferito. Ok, Lucas, credo che fosse. Ok, lo facciamo vedere. Anche questi capelli, i rasta, dici. Tipo dread di liane. Aspetta, lo facciamo. No, ma infatti, nonostante tutto, a livello di design era veramente una bella serie quella del cartone animato. Veramente bella. Entro in modalità berserk, Lucas, anch'io. Quindi, così capite meglio perché vi dico che era un po' la mia. Aspetta che forse dovrei avere una cosa, aspetta, vediamo se riesco. Mini, ok, ecco, dovrei avere questa cosa qui che si trovava nell'uovo di Pasqua, vediamo se riesco, che è un po' bruttarella, però sei un po' spianato. Sì, sembra che abbiano un bastone nel culo. È già la seconda serie. Questa sì, aspetta, ti vado a prendere quello perché giusto. C'ha quegli inserti lì che sono... No, questa è un'action figure che fece proprio esclusiva come sorpresa dell'uovo di Pasqua, quindi figurati un po'. Sì, no, a un certo punto si è sfruttato il marchio veramente tanto con un sacco di prodotti correlati. Bello. Ecco. Bello, più bello. Che altro la liana più grossa del suo stesso corpo era una cosa enorme, stendibile. Ah sì, anche perché a un certo punto poi a fare questi personaggi bipedi ci siamo anche un po' scocciati, quindi su alcuni abbiamo iniziato a dire bah, perché proviamo a fare una roba strana, e c'era tipo la pantera del Popolo della Notte che stava appoggiata su un braccio e puntellata su una zampetta dietro, però sta quasi sempre in piedi. Qualcuno si era lamentato che non era tanto stabile, però era un esperimento. Ci stava. No, di quella serie lì è bello anche, sempre del Popolo della Foresta, di quella serie lì, Frusta Letale, che è dinamicissimo, e c'ha questa frusta eliana avvolticciolata che poggia in terra su quella. In terra non è, appunto, è curvata proprio, mega certo, bello però... lo scalpo. Sì, c'erano lì, queste veramente foglie. Chapeau agli stampisti che si inventavano... Questa roba qua veniva fatta in milioni di pezzi, quindi sto stampo era in acciaio. Immaginate che questi personaggini in PVC uscivano da una roba... Quindi ci sono un sacco di accorgimenti per evitare che quando lo riapri lo stampo ti strappi tutte le parti che vanno in sottosquadra. Vabbè, andiamo troppo sul tecnico. Però è uno sbattimento. Pensare, studiarsi il modo di comporre il personaggio per farlo stare in piedi, per farlo... Le pensavate voi le pose? Anche quelle? Le pose sì, le pose le pensavo io, cercando di non disegnare delle bestiate per i poveri scultori e stampisti che poi dovevano prenderle in mano. Non sempre ci prendevo, cioè ogni tanto poi ci dovevano mettere un po' mano, magari banalmente un braccio io magari l'avevo messo qui lungo il corpo, magari lo portavano un pochino più avanti per avere un po' di luce con lo stampo per passarci sotto. Vabbè, che bello. Io mi ricordo tecnico e noioso Ramartiglio che si spostava, sembrava Remasse. Esatto. Bellissimo. bello, ma è una bellissima storia. Io ti faccio i miei complimenti per aver dato vita a uno dei brand più redditizi, famosi, conosciuto e amato tutt'oggi. Siamo qua io e Willy qua a sbavare, a aspettare aneddoti su aneddoti da parte tua, quindi ci sono tantissime persone che ti stanno ascoltando e apprezzando, quindi io ti ringrazio ancora Gianfranco per il tuo lavoro in passato e per il tuo tempo qua, e ti auguro il meglio per la tua nuova avventura con la Kinder. Grazie, cioè con la Ferrero. Grazie mille e grazie per l'ospitalità, mancherebbe altro. Anche aver richiacchierato di queste cose sta facendo riaffiorare un sacco di cose, era da tanto che non lo facevo perché insomma, che bisogna fare i nostalgici, però è bello, mi fa piacere. Bello. Dai, allora, se grazie ancora. Poi chi ti segue ha qualche curiosità particolare, ti scrivono, scrivimi, cerco di rispondere. No, io più che altro spammo in chat da un po' già il tuo Instagram, quindi se volete seguire e vedere i suoi lavori, ragazzi, ci avete l'Instagram di Gianfranco in chat, quindi insomma dategli un occhio.
Lo fa. C'è stato un picco. Purtroppo lo fa. E niente, ringrazio Willy, come al solito, che è sempre, sempre a disposizione, sempre carinissimo. Quindi grazie, Simone, Willy, grazie a voi. Ha fatto un sacco piacere, davvero. Dai. E niente. Io scusa, posso usare biecamente il mezzo? Sì, prego, prego. Sono scomparso dalla pagina Wikipedia dei Gormiti. No. Come mai? Non lo so, non mi do una spiegazione, non compaio, compaio solo nella pagina collaterale della serie TV. Allora, ma io no, c'è un appello. Faccio un appello come ai tempi della Fanelli. Ragazzi, chi gestisce, chi ha scritto la pagina Wikipedia dei Gormiti, vi prego, correggete, anzi aggiungete o rimettete questo dettaglio di non poco conto, ovvero chi ha disegnato e creato i Gormiti. Insomma, ragazzi, per piacere, rimediate il prima possibile. Se sei in chat, se ci stai ascoltando, ti prego, provvedi. Batti un colpo e provvedi, sì. Allora, grazie ancora Gianfranco per il tuo tempo. Grazie, grazie a Willy mille. Su Sparkle, grazie su Twitch, su YouTube, ovunque. Grazie mille. Ciao, ciao ragazzi, ciao, grazie Willy, di tutto. Grazie mille. Ciao ragazzi. Grazie a te. Siete ciao, stati Dario, splendidi. Ciao.